tutte le emozioni che ho provato quando, avendo presentato un disegno di legge, ho avuto i primi contatti diretti con il mondo dell'ENS e il mondo di tutte le persone che girano intorno all'ENS. È un'emozione di profonda umanità, di consapevolezza di uno sforzo, di un tentativo che merita tutta l'attenzione e tutto il sostegno che si sta dando a questa iniziativa. E spero davvero che in qualche settimana al Senato saremo in grado di approvare questo disegno di legge che riconosce la LIS ma offre tutta una serie di vantaggi per quello che è un diritto di cittadinanza della comunità sorda. E poi il lavoro sarà da concludere con i colleghi della Camera, ma spero davvero che riusciremo a colmare questo deficit per cui l'Italia non sia davvero l'ultimo in Europa ad approvare questa legge. Il percorso scolastico di istruzione, di formazione e alta formazione deve essere assolutamente inclusivo. L'emozione di oggi è vedere tanta volontà di ragazzi sordi di voler essere inclusi in un sistema, di voler studiare, di voler mettere su famiglia, avendo un titolo di studio, di cercare lavoro avendo fatto un percorso formativo, e questo ahimè nel 2016 nel nostro paese ancora non è possibile per tutti. Noi dobbiamo passare da un concetto di integrazione a un concetto di inclusione, partendo dalle buone prassi, ovvero da esempi concreti e reali che esistono già di buone prassi nelle università italiane. Dobbiamo poi lavorare sul percorso scolastico, che ci compete ancora di più come Ministero. Oggi ho visto una realtà viva che non parte da anche un pur giusto lamento di questioni che non aiutano i ragazzi sordi, ma partono, e oggi l'ho visto nel presente, dalle buone prassi, cioè da ciò che di positivo già in questo momento si riesce a fare nelle università italiane. Ecco, con questo spirito giustamente si fa realmente inclusione. Thank you.
tutto.